Porca miseria, il mago che non si può richiamare come se fosse un cavallo. Vedete, lì c'è il pianeta e noi stiamo viaggiando a velocità incredibili verso il pianeta. L'audio lo vedo bene, sì, lo vedo benissimo. Allora, vediamo dove cacchio dobbiamo andare. Questo l'abbiamo disattivato, questo coso qua. Adesso andiamo qua, già l'avevo segnato. No, struttura principale, no, struttura principale, no, Midna. Prima dobbiamo disattivare i propulsori a fusione. Non fare le tue solite baggianate, Midna. Scusate, marcia indietro. E proseguiamo. C'è pure la strada, questa cosa è bellissima. Ci sono le strade sull'asteroide. Non potevano mettere il richiamo stile Rutilia, ma è quello che dico pure io. Oh, grazie Clover Redleaf, che carino. O carina, non so. Easy boy. Ecco, un altro propulsore da spegnere. Sono qua, sono tre i propulsori. Propulsori. Al solito le torrette da devastare. Esci fuori, maledetta. Esci fuori, disgraziata. Ecco, una è spaccata. Poi, due punti. Dove sono le altre? Sono qua dietro. E che servono messe qua dietro? Ah, perché la struttura è là, giustamente. Midna intelligente. Bene. Magari mirando giusto non sarebbe male. Allora, una è andata. E un'altra è praticamente andata. E quest'altra sta per andarsene via. E poi c'è l'ultima, che è praticamente agonizzante. Addio. Racconta di avermi visto. Grazie Pinturicchio 88. Avanti, dai, spacchiamo pure quest'altro propulsore. Ho amato la follia e la trilogia di Mass Effect. Mi consigli di prendere questa Legendary Edition? Se hai amato alla follia e te la vuoi rigiocare, non esiste modo migliore, secondo me. Altrimenti... No. Non aggiunge molto. Ok. Sti Batarian sono dei diti nel... Ah, ragazzi, ho tolto ieri, non so se vi ricordate. Ah, vi ricordate? Quella mod che mi faceva sovraccaricare l'arma, l'ho tolta, mi ha... Mi uccideva proprio l'anima. Vabbè che molto spesso era colpa degli ingegneri Batarian che mi sovraccaricavano l'arma. Però va bene. Nel dubbio l'ho tolta. Tanto faccio abbastanza danno anche così. Niente di che, però. Spingilo via la Kaidan. Avanti, smorzamento, shock neurale. L'altra volta leggevo, mi ricordo forse era Temple Again che diceva: ma io non uso mai le abilità in Mass Effect. Vabbè, ma a difficoltà più alte non lo puoi fare. A parte che dove sta il divertimento se lo giochi come uno sparatutto, non ha neanche lo shooting adatto, secondo me. Soprattutto il primo Mass Effect, assolutamente no. Ma poi, ripeto, difficoltà più alte non si può fare questo discorso. Almeno nell'originale, a folle estremo, era impossibile. Meno che tu non abbia la classe soldato, ma sempre qualche abilità va utilizzata. Facciamo giro giro tondo? Poi secondo me è molto più figo farle. Proprio un tipo di shooting il primo Mass Effect che se non usi l'abilità secondo me non è divertente. Ho sbagliato. Fucile, fucile d'assalto. Questo può interessare a... Vabbè che lui usa il fucile di precisione, però vabbè glielo diamo lo stesso perché gli vogliamo bene.
No, ma tu comunque devi usare il fucile da assalto. A lui ho messo il... No, sta cambiando l'arma. Va. A lui ho messo quella mod che va a sovraccaricare l'arma. Perché tanto col fucile di precisione fai un colpo e poi c'è la ricarica. Quindi va bene, no, non arriva a sovraccaricarsi. Le meccaniche GDR prevalgono sulle TPS. Esatto, sì. Quindi se lo giocate solo sparatutto, a difficoltà normale ve la cavate, soprattutto con queste remastered che l'hanno facilitato in un modo un poco vergognoso. No, 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 aspetta. Ok, ora sì. Ma a difficoltà più alta, ecco. Ma ragazzi, ma è assurdo sto bug. Ma è incredibile la frequenza con cui avviene. Cioè, non ho parole, davvero. Non ho parole. Boh. Meno male i caricamenti sono inesistenti su Xbox Series X. L'ha disattivato? Nessuna scena? Beh, ce la facciamo andare bene. Ferma dove sei. Non deve per forza finire in un bagno di sangue. Però già il fatto che siano disposti a parlare... Possiamo usare le maniere forti o risolvere tutto pacificamente? Non credevo che voi Batarian conosceste questa parola. Senti, sto solo facendo il mio dovere. Dirottare questo sasso non è stata una mia idea. Ho accettato solo per i soldi, per vendere degli schiavi. Scusate. Per vendere degli schiavi. Questo non è un semplice rastrellamento di schiavi. Moriranno milioni di persone. Credi che non lo sappia? Sto solo eseguendo degli ordini. Fosse stato per me, ce ne saremmo già andati. Dovresti andartene con i tuoi uomini, prima che qualcuno si faccia male. Non credo. Bala che mi scuoierebbe vivo senza pensarci due volte. Quel pazzo bastardo. La missione finita male, come al solito sarò io a pagare. Allora perché gli dai ascolto? Bella domanda. Ho avuto una brutta sensazione fin da quando siamo atterrati qui. Ora Balak ti vuole morta. E Balak ottiene sempre quello che vuole. Non posso farci niente. Allora, vabbè, lo posso convincere ad andarsene. Però un pochino io lo ammazzerei. Cioè, non è che hanno fatto una cosa da poco. Va bene che lui ha voluto seguire uno che non... insomma, non è stata una sua idea, però... Cioè, chi è causa del suo mal pianga se stesso. Però vabbè, dai, lo convinco. Vuoi restare per sempre il suo tirapiedi? Fammi uscire da qui e mi occuperò io di Balak. Poi sarai tu a dare ordini. Ah, una proposta interessante. Ci sono sicuramente vantaggi rispetto alla situazione attuale. Disattivatelo, ora è un problema di Balak. Spero che tu sia veloce a combattere oltre che a promettere. E lo spero per entrambi. Molto più veloce. Balak avrà la lezione che merita. E anche tu, se mai ti rivedrò in territorio umano. Capito? Brava. Perfettamente. Balak è nella struttura principale. Ti servirà questa per entrare. Non sottovalutarlo. È un vero bastardo. Andiamo, ne ho abbastanza di questo sasso. Comunque, scusate il francesismo, ma Shepard ha più palle di un Krogan. Andiamo, perfetto. Quindi adesso possiamo accedere alla struttura principale per vedercela con Balak. La mia specie aliena preferita? Ma io li amo tutti troppo. Cioè, io li trovo tutti stupendi. Giuro. Cioè, non so scegliere tra Turian, Nasari, Salarian, Krogan, anche Anar, Elkor, Volus. Sono tutti stupendi. Vabbè, i Batarian no. Non sono belli. Non mi piacciono i Batarian. Aspettate un attimo. Prima di andare alla struttura principale, andiamo alla stazione di monitoraggio 2. Nella 1, se vi ricordate, abbiamo trovato la radio. Nella 3 abbiamo trovato Mendel, che era morto. E... non so, no, i Vorcia orripilanti. I Drell, mio Dio. No, non so quali siano i miei preferiti. Se dico Asari sarei banale. Forse i Krogan mi fanno più simpatia. Non so.
È difficile. Ah, i Quarian pure. I Quarian. Forse. Non lo so, i Salaria. Non lo so, è difficile. Stiletto 9. Va bene lo stiletto 9, dai. La Razer ha fatto il suo tempo. Registrazione finale della stazione di monitoraggio 2 R Montoya. Le comunicazioni sono saltate e delle navi non corporative stanno atterrando vicino alla struttura principale. Ci sono stati dei lampi di luce all'orizzonte. Non ne sono sicuro, ma credo fossero colpi di armi pesanti. Ho attivato i droni di difesa come da protocollo. Non aspetterò i soccorsi, vado a indagare. Ecco! E ce lo sapevo io. Ma chi è che sta sparando al mio veicolo? Maledetti droni disgraziati, io vi spacco la faccia e anche se non ce l'avete. Impronte. Ci sono delle impronte sulla polvere che conducono a est. Allora, qual è l'est? Madonna mia. Il mio senso dell'orientamento. Di qua, no? A destra. Est sarebbe destro. A destra. Sì, ma est dove? Perché qua è tutto aleatorio. Vabbè, intanto andiamo alla struttura principale. Mi manca una stazione. Ok, sono andata alla radio, ma non sono andata alla stazione di monitoraggio 1. Sono pazza. Negli avvallamenti. Aspetta, gli avvallamenti che cosa sono? Il cadavere negli avvallamenti, ma vicino? Abbiate pietà, qua è tutto avvallamenti. Ah, ah, trovato, trovato. Pare sia stato ucciso da un colpo singolo che gli ha perforato il casco, sparato probabilmente da un cecchino. Il suo corpo non è stato nemmeno perquisito. C'è ancora dell'equipaggiamento nello zaino di servizio. Amp biotico, benissimo. Vediamo questo amplificatore biotico Prodigy 9. Molto bene. E questo lo mettiamo a Kaidan, che aveva l'amplificatore dell'asilo. Praticamente mi manca ancora questa. Praticamente la stazione 1 non ci sono stata. Sono stata alla radio io. Ma ci posso andare dopo aver fatto tutto? Vabbè, ci vado dopo, ragazzi. Andiamo per ora. È l'amplificatore della Fisher Price, sì. Devo farlo prima? Raga, mio Dio. Siamo andati da raggiuno. Vabbè, la facciamo adesso. E ovviamente è la parte delle montagne là dove la dovrei evitare. Che è successo? Tutto a posto in chat? Ma secondo me si poteva fare anche dopo. Ora io non mi ricordo bene. Però intanto ci andiamo per sicurezza. Ma prima senza boost come si faceva? Cioè praticamente non mi ricordo. Ah, c'era una torretta, vabbè.
Death Stranding negli anni 90, ragazzi, questo è del 2007, vi prego, quali anni 90? Negli anni 90 un gioco del genere neanche nelle più fervide fantasie. Mio Dio. Anni 60. Sì, allora qua c'è la radio e vabbè, non ce ne frega niente perché io prima mi sono fatta ingannare dal punto sulla mappa. Ma noi dobbiamo andare alla stazione di monitoraggio che non è la radio. Eccoci. Stiamo arrivando adesso. Negli anni 90 Lara Croft aveva il seno a triangolo. No, non si può modificare proprio il mago. Cioè, non puoi fare niente. Non puoi potenziarlo. Non puoi fare un cavolo. È molto... Te lo becchi così com'è. Siamo arrivati... Ecco, questa è la struttura di coso. La stazione di monitoraggio. Pistola e fucile di precisione. Ovviamente la pistola non mi serve un cavolo. Il fucile di precisione, men che meno. Men che meno. Secondo me sono... Ecco, l'altro morto è qua. Himes. Questo corpo presenta gravi ustioni e segni di un forte trauma. L'esplosione deve averla uccisa all'istante. Sono la dottoressa Himes. Mi hanno trovata. Dannati Batarian. Li sento girarsi là fuori. Cercano di trovare un modo per entrare. Pare che stiano attaccando qualcosa alla porta. Se non dovessi farcela, diti ai miei familiari che li amo tutti. Devo dire ai familiari. Non glielo dico, signora, ma va bene lo stesso. Andiamo alla struttura principale. Ok, sono tutti morti. Prevedibilissima come cosa. E adesso ce la vediamo con i Batarian. Allora, per quanto riguarda il DLC scomparso, perché vedo che questa cosa ha generato curiosità, Pinnacle, la stazione Pinnacle è l'unico DLC che manca in questa Legendary Edition. Vi garantisco che è il DLC più perdibile di tutta la serie, quindi non vi siete persi niente di eccezionale. Praticamente, semplicemente era una sorta di sfida ad arena a cui Shepard partecipava. Molto semplicemente c'era il motivo, ecco. Single player, ovviamente. E alla fine l'unica cosa carina, ripeto, è che Shepard poteva ricevere una... come premio un appartamento su un pianeta. Però è una cosa più bella a dire che a fare. Cioè, non era tutta sta gran cosa. Alla fine non serviva a niente l'appartamento. Era una cosa estetica e basta. Non ci si andava mai perché stando sulla Normandy. Cioè, niente di che, ragazzi. Giuro, la storia anche proprio non aveva conseguenze. Quindi state sereni che non... non hanno perso niente di importante. Infatti quando ho sentito manca un DLC mi sono preoccupata. Appena ho visto era Pinnacle Station, vabbè. Figuriamoci. Ma sta torretta pesante vola? Ma dov'è? Ah no, è... Non vedevo bene. Sono semoventi. No, maledetta, potevi morire ormai. No, ho sbagliato. Mi è sfuggito l'analogico.
Ok, quante ne mancano? Una. Allora, siamo arrivati. Scendiamo e salviamo subito, perché adesso dovrebbe essere dura. Grazie Anthony Made. No, tipo se avessero perso il Citadel. Se avessero perso Citadel, che è tipo uno dei DLC più belli di Mass Effect 3. Ho già salvato? Ma salviamo di nuovo, perché no? Non potevano prenderne uno pirata. Manca il codice, manca, ragazzi. Ok. Cominciamo a prepararci. Allora, tua madre. Che ho sbagliato. Chi è che si spara dietro? Tu che vuoi messo qua? Fatti un voletto. E non scassare. Allora, qua c'è un po' di confusione per i miei gusti, eh. Ma che stai a fare? Allora, tu ti stai fermo, basta, va bene? Chi è che mi spara da dietro? Cosa? Ma siamo impazziti per caso? Sti maledetti! Oh, ti do un pugno e ti spacco la faccia! Sono aggressiva quando combatto, me ne rendo conto. Ma è morto Garrus? Ma cosa? Garrus, ma muori così, con sti stupidi? Non posso sparare, sono sempre sovraccaricata. Come si fa a quelli che non usano le abilità? Difficoltà alte. Cioè, io non posso sparare adesso, devo usare solo le abilità. Ecco, adesso si è tolto lo sovraccarico. Poi vabbè, io sono tendenzialmente nei giochi, tra virgolette, maga, quindi mi preferisco utilizzare abilità. Ma sostanzialmente si spara quando c'è la ricarica tra un'abilità e l'altra. Ah, il sovraccarico maledetto. Ok. Allora, qui è dura. Perché Garrus che fa? Garrus che fa? Garrus è sempre morto. È morto pure Gaiden? No. Io sono sovraccaricata. Non posso fare un cavolo. Mi ammazzo a pugni, giuro. Finalmente. Sti ingegneri sono maledetti proprio. Oh, avete visto l'ingegnere che... Dai, io ti spacco la faccia. Non mi sovraccaricare perché... Avanti. Avanti. Mi fate essere aggressiva perché... Ba...
fatto un volo. Ok, li ho uccisi tutti? No. Voleva. Sembrava strano. Fatti un voletto, va. Poi c'è qualcuno. A pugni, a pugni. A pugni. Scusate, sono stata attenta al gioco. Qua ho ammazzato tutti qua sopra. No, c'era un altro là sotto. Vabbè, non ho usato nemmeno una volta i medigel, quindi queste stazioni di soccorso sono inutili. E questo era un flex, ragazzi. Ne manca uno? Dov'è? Muori, umana! Muori! Su PC hai tasti rapidi? Sì, qua no, purtroppo. Cioè, solo uno ne hai rapido. Voi umani. Siete più fastidiosi di quanto credessi. Muori. Lascia andare gli ostaggi e forse vivrai abbastanza a lungo da giustificarti davanti al consiglio. Io non rispondo al consiglio. E nemmeno a te. Lascerò questo asteroide. Se cercherai di fermarmi, farò esplodere queste cariche e tutti i tuoi amici umani moriranno. Non posso lasciarti andare, Balak. Non dopo quello che è successo qui. Questo è niente. Voi umani avete inflitto un male maggiore ai Batarian. Siamo stati costretti all'esilio, obbligati a vivere di stenti. E va avanti così da decenni. Scusate un attimo. Allora. Perché obbligare noi? Allora perché te la prendi con questa gente? Non hanno fatto niente né a te né ai Batarian. Non hanno fatto niente. Oltre a colonizzare un pianeta che poteva essere nostro, oltre a sfruttare delle risorse che dovevano essere nostre, siamo stati abbandonati al nostro destino. Ma gli umani erano più forti di noi. Lo sapevamo. E anche il Consiglio lo sapeva. Ma non importava. Siete stati voi. È colpa di voi umani se ora ci ritroviamo in questo stato. Allora, è comprensibile, perché... Però, secondo me, in tutto questo, la colpa è del Consiglio che non ha saputo gestire la cosa. È vero, hanno dato agli umani delle cose che appartenevano ai Batarian. Nonostante le proteste, hanno ignorato i Batarian e hanno fatto capire che non gliene fregava niente al Consiglio dei Batarian. Quindi, insomma, capisco, però non è colpa nostra. E cerchi un riscatto uccidendo degli innocenti? Non avevamo alternative. A volte bisogna fare molto rumore per farsi ascoltare. Ecco perché vi abbiamo attaccati a Elysium. Ecco perché sto facendo tutto questo. Ci avete costretti a farlo. Ci avete attaccati per primi. Quando abbiamo reagito, siete corsi dal consiglio. E quando si è rifiutato di aiutarvi, vi siete nascosti. Non potete incolpare nessuno, solo voi stessi. Basta! Non potrai mai capire. Anzi, tu non vuoi capire. E sono stufo di sprecare fiato con te. Se vuoi che i tuoi amici sopravvivano, ti consiglio di farti da parte. Che faccio?
Marco del Gaudio, questa domanda me la sono fatta ieri, ma se lo devo guardare, quale occhio guardo? Lascialo per salvare gli ostaggi. Salvo gli ostaggi. Puoi andare, ma non finisce qui. Prima o poi ti troverò. Può darsi, ma oggi ti impedirò di seguirmi. Quelle cariche sono ancora innescate. Farai meglio a sbrigarti se vuoi salvare i tuoi amici. Ok, bombe rimaste. Ma dove sono? Dove sono queste bombe? Ah, quelle sono bombe. Ma... ok, una è disinnescata. L'altra l'abbiamo vista, l'avevo vista prima qua, sopra. Kaidan morto come sempre. Midna artificiere. Ok. E adesso andiamo nell'altra. Oh, ma ammazzateli a questi. Preferisco sbrigarmi a devastare le bombe. E vai. Tutte le cariche sono state disinnescate. Libera gli scienziati dalla cella nell'ufficio del livello inferiore. Se n'è andato? È la scelta migliore? Era l'unica scelta possibile. Levati, obiettivo. L'alternativa era ben peggiore. Ma tu non dovevi restartene nascosto al sicuro? Io forse potevo fare qualcosa per aiutarti. Ho pensato che avrei dovuto venire qui. Conosco questo asteroide meglio di chiunque altro. Ce l'hai fatta. Un'altra ora e la traiettoria sarebbe stata irreversibile. Ho fatto dei calcoli, Shepard. X-57 sarebbe caduto nei pressi della capitale, la regione più popolata. Ma non succederà grazie a te. C'è Katie? Sta bene? E la sua squadra? Non lo so. Credo di sì. Sono prigionieri in uno degli uffici qui vicino. Balak era pronto a farli saltare in aria se non l'avessi lasciato andare. L'hai lasciato andare per salvarli? Non è che ti caccerai nei guai per questo? Potrebbe fare la stessa cosa da un'altra parte, non credi? Secondo te dovevo lasciargli uccidere i tuoi amici? Sacrificarne pochi adesso per salvarne migliaia in seguito? Cosa? No, io... Non voglio avere morti sulla coscienza. Sì, Balak potrebbe attaccare un'altra colonia. Ma in tal caso, io sarò lì per metterlo con le spalle al muro. Calmati, Shepard. Sai una cosa? Hai fatto la cosa giusta. E se qualcuno dirà il contrario, lo farò ragionare io. Shepard, grazie. Hai salvato i miei nipoti. Non credo che resterò qui per molto. Non ora che la mia squadra non c'è più. Troppi fantasmi. Credo che mi farò da parte per stare un po' con la mia famiglia. Ma prima che te ne vada, vorrei regalarti qualcosa. Credo che servirà più a te che a me. Il mio equipaggiamento non è niente male, essendo ingegnere capo. Scegli pure quello che ti serve. Te lo meriti. Avrei preso una corazza, veramente. Però se la risposta quella speciale è il factotum, evidentemente è un factotum speciale. Forse non dovrei, ma che ne dici del tuo factotum? Mi tornerebbe sicuramente utile. Shepard, hai salvato i miei figli e i miei nipoti, come ti ho già detto. Valgono molto di più di un semplice factotum. Te lo cedo volentieri. Spero ti tornerà utile. Un'ultima cosa. Mi avevi chiesto di cercare i tuoi ingegneri. Li hai trovati? Sì, tutti. I loro cadaveri, perlomeno. Oh, capisco. Bene. Sempre meglio di non sapere nulla. Mi raccomando. Addio, Shepard. Siamo in debito con te. Mi raccomando che... Mi raccomando.
Savant 10 è la Madonna dei Factotum. Il Logic Arrest lo do a... a cosa? A Garrus. Ok, qua ci sono gli ostaggi. Li liberiamo o li lasciamo qua dentro? Salve, buongiorno. Non posso credere che tu abbia lasciato andare Balak per salvarci. Temevo che ci avresti lasciati morire. Sacrificare pochi per salvare molti. Non sarei stata migliore dei Batarian. Balak non se la caverà comunque. Ora so chi è. Non potrà fuggire per sempre. Parli come mio fratello. Era così testardo. Ma voleva sempre fare la cosa giusta. A qualsiasi costo. L'ostaggio ucciso da Balak era tuo fratello? Sì. Aaron. Era stato lui a convincermi a partecipare alla spedizione. Per lui era una grande avventura. Io non vorrei sembrare ingrata, ma devo occuparmi di Aaron. Capisco. Oggi ne hai passate abbastanza. Ti lascerò tranquilla. Grazie. Oh, non so neanche come ti chiami. Shepard. Comandante Shepard. Grazie, comandante Shepard. Non sai esattamente chi mi aspettavo, ma ti ringrazio. Cosa sai dirmi sui Batarian? Cosa speravano di ottenere con questa azione? Credo non lo sapessero neanche loro. Quando sono arrivati, parlavano di caricarci tutti sulla loro nave. Volevano venderci come schiavi. Quando è arrivato Balak, però, le cose sono cambiate. Quella di dirottare l'asteroide è stata una sua idea. Per lui era la volontà della rivolta Batarian. Chissà che voleva dire. Gli altri hanno obbedito subito, ma... non so... non credo fossero tutti fanatici quanto lui. Beh, sicuramente è stato un rischio, lasciarlo andare. Cioè, io gli avrei ficcato un proiettile in fronte e poi sarei andata a prendere. Però non si poteva fare. Sei stata molto coraggiosa, Kate. Contattarmi alla radio, rischiare la vita. Sono testarda e determinata come tutti i miei familiari. Mio padre era nell'alleanza sulla Terra. Ci restò male quando nessuno dei suoi figli si arruolò. Ma sarebbe stato fiero di Aaron. Scusami. Io... Come ha fatto l'asteroide ad arrivare fin qui? Perché l'allarme è scattato così tardi? L'asteroide doveva arrivare entro un giorno o due. Balak l'ha accelerato. Questo sasso è ricco di minerali preziosi, ma era troppo distante da Terra Nova per essere sfruttato. Quindi abbiamo installato dei propulsori per spostarlo. Ed è filato tutto liscio finché... presto riporteremo tutto alla normalità. Beh, quasi tutto. Oggi ne hai passate abbastanza. Ti lascerò tranquilla. Addio, Kate. Grazie, comandante. Addio. Bene. Grazie, Smenio Twitch. Un anno insieme a voi. Buon pomeriggio, Midna. Grazie. Buon pomeriggio a te. Bene, abbiamo fatto tutto. Questo sta lavorando al PC rotto. È rotto. Fa le scintille. Non lo toccare. Non so davvero come ringraziarti. Vabbè. Pensavo che saremmo... Grazie Cinematology. Va bene, abbiamo fatto il DLC, ragazzi. Finito. Cioè, era questo. Impatto imminente. Però era importante farlo, perché, insomma, era una colonia in difficoltà. Ce ne possiamo tornare alla Normandy. Sì, sì, no. Ah, sì, magari lo sta riparando. E in effetti è vero. In effetti è vero. Non ci avevo pensato. Che Cable Management non era dei migliori. Simon. Ah, Simon è il tizio, sì. Non sai quanto hai fatto per tutti noi. Lo so quanto ho fatto. Bene, sono stata super brava. Il consiglio però non mi premia per ste cose. Simon, puoi darci anche tutto quello che hai. Va bene, abbiamo pure clearato la mappa, quindi direi che possiamo tornare a occuparci di Saren e dei Get. Come se nulla fosse. Va bene, allora io direi di tornare un attimo alla cittadella. Facciamo un salto alla cittadella, vediamo com'è la situation. I portali galattici quanto sono belli, ma in generale... Che cacchio faccio? In generale il design del gioco è stupendo. Cioè, veramente tutto nei minimi dettagli. La cittadella meravigliosa.
Qualcuno che l'ha giocato di recente si ricorda quali quest secondarie c'erano sulla cittadella che non ho ancora fatto? Dove prenderle? Che bisogna un attimino trovarle prima. Perché adesso la prossima mossa sarebbe andare su Virmair. Alcune le sblocchi dopo Virmair. Quindi adesso magari non ce ne sono. Ci ho parlato con Conrad. Sì, ci ho parlato con Conrad 3 volte. Minami, scusami. Mi ricordi quali sono le quest secondarie? Allora le faccio dopo Virmair. Adesso non ci vado. Perché non me le ricordo adesso io. Compensazione no, pressione interna con atmosfera esterna. L'ho fatta quella del fan. No. Registrato. Ufficiale comandante sbarcato. Ufficiale Presley assume il comando. Dopo anni di difficoltà finanziarie, la Exogeni ha annunciato che la sua colonia di ricerca su Feros sta producendo i primi profitti. Bene. Una serie di nuove scoperte e il grande sforzo di colonizzazione hanno finalmente ripagato la Exogeni. Il valore delle azioni Exogeni è aumentato sensibilmente in seguito all'annuncio, con profonda soddisfazione degli investitori. Ma pure io ho tantissime ore, solo che sono passati tantissimi anni dall'ultima volta che ho fatto una run completista, perché se non mi ricordo l'ordine delle missioni. Ma così do un'occhiata, se no poi fonti dell'Alleanza riferiscono che un'incursione dei Geth è stata respinta nell'ammasso Armstrong, sì, con gravi perdite io sul fronte nemico. Nell'eventualità di nuovi atti ostili da parte dei Geth, l'Alleanza prevede di consolidare la propria presenza nel settore. Era ora. Che bello che dice tutto quello che faccio. Bello o inquietante? No, bello, che almeno lo sentiamo al telegiornale. No, ma qua non devo fare niente. No, niente di nuovo. Va bene, come Cyberpunk, sì, preciso. L'ammiraglio Kaoku, stimato ufficiale dell'esercito dell'Alleanza, è deceduto. Sì. Soldato veterano che si era guadagnato la stima dei suoi uomini durante il conflitto con i Batarian è morto per cause naturali. Ma non è Kaoku vero. Kaoku lascia una moglie e 3 figli, che hanno già annunciato una cerimonia funebre in forma strettamente privata. Ma non è vero, è stato Cerberus ad ucciderlo. E che forse vogliono tenere tutto segretato. Ehi, ma tu sei Shepard? Ecco, questo vale la pena farlo. Zabaleta. Ehi, ne è passato di tempo, eh? Chiedo scusa, per caso ci conosciamo? Presumo che tu non ti ricordi di me. No. Sono il tenente Zabaleta. Ho lavorato insieme a tua madre. Abbiamo prestato servizio sulla portaerei Einstein. 12 o 13 anni fa, è passato troppo tempo perché tu possa ricordare. Perché io ho scelto di essere spaziale, quindi essendo io spaziale ho una famiglia di soldati che hanno lavorato come nell'Alleanza, quindi per questo motivo lui parla di mia madre, altrimenti non l'avrebbe fatto. Presumo che tu ti sia congedato. Congedato, certo. Sai com'è? Sono tempi duri per i veterani. Come sempre. Non la vedevo quasi mai in quel periodo. La nave era sempre di pattuglia. Ehi, chiama tua madre e chiedilo a lei. Si ricorda di sicuro del vecchio Zabaleta. Te lo dirà lei. Senti, mamma, mi serve un favore. In questo periodo sono un po' a corto di grana. Mi spiace doverti chiedere dei soldi, ma dovrò pur mangiare, no? Insomma, non è che potresti darmi qualcosa. Che so, 20 crediti. 20 crediti, 20 crediti non sono niente. 20 crediti non basteranno a rimetterti in sesto, lo sai? Sì, li userò per mangiare qualcosa. Sai com'è, no?
Vabbè, dai, gli 20 crediti. Sì, non c'è problema. Ehi, sei molto gentile, lo sai. Grazie. Se avrai voglia di fare quattro chiacchiere, mi troverai qui. D'altronde, mica posso tornare a casa, giusto? Mamma, ho incontrato uno. Che dici di fare un salto all'antro di Cora quando che dice di essere amico tuo? Gli altri ci andranno per la festa di addio di Novi. Io ho dato 20 che si chiama la Zabaleta. Ah, tuo padre. Volevo una dire. La stazione di ricerca su Noveria è stata distrutta. Le cause non sono ancora state accertate. A giudicare dal tipo di ricerche condotte su Noveria, molti pensano a un esperimento sfuggito al controllo degli scienziati. L'amministratore Anoleis è stato formalmente incriminato in seguito al disastro, anche se la natura di queste accuse non è ancora chiara. Ci ho pensato io a Noveria. Vabbè, dai, prendiamo la navetta, andiamo all'hangar. Ma sono andata al Presidium? No! Basta, prendiamo l'astronave, il taxi, dov'è? Taxi? Dov'è un taxi qua vicino? Oh, taxi, mi sono perso. Qua? No. Qua? Quartiere finanziario. Non c'è mai un taxi quando serve. Eccolo. Comunque, sicuramente ce ne saranno altre cose da fare. Andiamocene, va. L'aumento del traffico nella cittadella ha compromesso la nostra sicurezza? Emily Wong ci svela i segreti del controllo del traffico spaziale, un mondo inaspettatamente pericoloso. Grazie a me. Restate in attesa, squadra di sbarco. Decontaminazione in corso. Registrato. Ufficiale comandante a bordo. Ufficiale Presley cede il comando. Bene, allora, visto che abbiamo fatto tutte queste belle cose, però... Chiama tua madre. Chiamiamo la mamma e vediamo se è vero, se conosce Zabaleta. Chiamiamo la mamma. Mamma? Computer, stabilisci una connessione in tempo reale con la corazzata che li mangiaro. Voglio parlare con mia madre. Ufficiale comandante Shepard. Qui Shepard. Oh, ciao. Non ho tempo per le chiamate personali adesso. Sono in servizio. Anna Shepard. Che bellezza questa cosa. Cioè, ragazzi, cioè io ho scelto di essere spaziale e quindi c'erano tre possibilità e quindi ho una mamma. E ci parlo, ce l'ho telefonata. E tutto. Quanto è bella questa cosa? Ecco, io quando... Scusate se prendo sempre i discorsi di Cyberpunk in cui anche se siete della Rasaka è come se non avete fatto niente. Però quando poi uscì, io ho letto gente che per difendere Cyberpunk criticava Mass Effect. Perché molti dicevano, vabbè, allora non c'è possibilità di scelta. In un Mass Effect, allora che è un gioco di 14 anni fa, potevi prendeva in considerazione tutto. E gente che aveva messo, cioè che aveva giudicato molto positivamente Cyberpunk, per difendere Cyberpunk mi andava a criticare Mass Effect. Ma vergognatevi. Basta, chiudo qua il discorso perché non voglio coinvolgere anche persone di cui ho stima. So cosa significa. Ti ricordi di un certo tenente Zabaleta su Einstein? Ernesto? Hai avuto sue notizie? Ah, vedi, lo conosci. Era uno dei Marine che sorvegliavano la sala tattica. Facevamo insieme un turno di guardia. Ne ho perso le tracce dopo l'incidente. Incidente?
Che tipo di incidente? Ti ricordi l'assalto Batarian a Mindoir nel 2170? A quel tempo eri al liceo. Il gruppo dell'Einstein ha risposto alla richiesta di soccorso. I Batarian se ne stavano andando quando i Marine hanno toccato terra. Zabaleta fu uno dei primi a scendere. Da allora non è più stato lo stesso. Non capisco. Cosa c'era laggiù? Ogni orrore che un essere senziente può infliggere a un altro. Per uno schiavista, una persona è soltanto un animale. E gli umani non sempre sono visti di buon occhio là fuori. Abbiamo sentito parlare dei recinti di selezione. Sparavano a quelli che non gli servivano e impiantavano dei dispositivi di controllo nelle scatole craniche degli altri, senza anestesia. Orribile. Ha sofferto di stress post-traumatico per quello che ha visto? Ha cercato di continuare a lavorare, ma si stava consumando dentro. Era sempre più spesso ubriaco e noi non potevamo coprirlo ogni volta. Fu l'alleanza a congedarlo. Tutti sapevano che beveva per quello che aveva visto laggiù, anche se non ne aveva mai parlato. Soprattutto perché non ne aveva mai parlato. Quanti anni ha Shepard? 28 in Mass Effect 1. Se lo ha colpito tanto profondamente, doveva essere un uomo molto sensibile. Lo era. Piangeva e rideva in continuazione. Se lo vedi, digli che siamo ancora preoccupati per lui. Digli di andare all'ufficio dell'associazione veterani. Devo andare. Abbi cura di te. Ci stai rendendo tutti molto orgogliosi. Kilimanjaro, passo e chiudo. Che carina la mamma. Shepard ha preso tutto da lei. Parla con Zabaleta. Ok, torniamo da Zabaleta e glielo diciamo. Quindi, cioè, meno male che gli ho dato i soldi e non gli ho detto vai via, cretino. E poi... vabbè, portiamoci due dell'alleanza, dai. Compensazione pressione interna con atmosfera esterna. Registrato. Ufficiale comandante sbarcato. Ufficiale Presley assume il comando. Ok. Andiamo da Zabaletuccio. Dopo anni di difficoltà finanziarie, la Exogeni ha annunciato che la sua colonia di ricerca su Feros sta producendo i primi profitti. Una serie di nuove scoperte e il grande sforzo di colonizzazione hanno finalmente ripagato la Exogeni. Il valore delle azioni... Scusate, ho saltato perché... Avevamo già sentita. Andiamo da Zabaletuccio. Zabaletuccio... Ma dov'è che si va? Al Presidium direttamente? Non c'è un passaggio direttamente alla zona di dove era Zabaleta. Bisogna andarci a piedi, se non erro. Quindi andiamoci da qua. Sarà a bere. Flux? Flux ho fatto tutto, se non sbaglio, eh? O no? Flux è qua, ma se non sbaglio ho fatto tutte le missioni. C'è Rita qua con cui già ho parlato. Comandante, grazie ancora per l'aiuto. Qua posso ballare. È in modo molto cringe. Dopodiché, no, ho fatto tutto. Ah, c'è Jenna qua sopra. Ehi, benvenuta al Flux. Ho fatto tutto, ragazzi, qua al Flux. Ehi, è bello vedere un altro umano in questo posto. Il maschio balla peggio, sì. Fonti dell'Alleanza riferiscono che un'incursione dei Geth è stata respinta nella Masso Armor.
Già l'avevamo sentita. Grazie a Manzuman. Zabaleta, non ho mai dubitato che tu fossi amico di Miam. Ehi, sei di nuovo qui, eh? Non è che hai qualche credito che ti avanza? Ho parlato con mia madre. Lei mi ha detto che cosa è successo su Mindoir. Ah, davvero? Ma pensa. Persone legate come bestie, chiuse nelle gabbie a urlare e disperarsi mentre venivano caricate nelle capsule cargo. E noi non potevamo raggiungerle. Le difese Batarian ci avevano bloccato. A decine sono morti mentre cercavano di avanzare. Non abbiamo potuto fare altro che guardare mentre li portavano via. Per 13 anni ho cercato di dimenticare quello che ho visto. Tu che cosa puoi offrirmi, eh? Non ho intenzione di darti del denaro per farti morire alcolizzato. Devi smetterla di bere. Se non hai una soluzione migliore, dammi 20 crediti. Una bella bottiglia di whisky farà sparire tutti i miei incubi. Ma scusate, ma la risposta Renegade? Nessuno può capire, wow. Ma... peccato che non gliela posso dire. No, volevo la risposta Renegade. No, risposta Renegade. Mia madre ha detto di andare all'ufficio dell'agenzia veterani. Non sei solo che ha visto quell'inferno. Loro ti possono aiutare. Lavi? Oddio. Se vuole che vada a parlare con qualcuno, ok. Lo farò. Per lei. Lei è sempre stata al mio fianco. Ingenua come sempre. Tutto quello che sa fare Lavi è imbottirti di medicinali. Se vuole parlarmi, dille che può trovarmi contattando Lavi della cittadella. Va bene. Sempre anche a lui potevo dirglielo su WhatsApp tutto sto discorso. L'Alleanza è intervenuta contro una pericolosa setta controllata da un suo ex ufficiale, il Maggiore Kyle. Dopo essersi arreso, il Maggiore Kyle è stato ricoverato per i suoi evidenti sintomi da stress post-traumatico. Perché l'ho lasciato andare io, il Maggiore Kyle? Sennò... Andiamo il taxi. Pensando ai Protean, mi chiedo se tra migliaia di anni una civiltà troverà i nostri manufatti e deciderà di studiarci. Non credo, signore. Quando quella civiltà troverà i nostri manufatti, noi saremo ancora lì per spiegargli cosa sono. Lo spero, Williams, ma credo che i Protean la pensassero allo stesso modo. Aia. Mamma? Devo parlare... No, non ci devo parlare più con la mamma. Basta, la missione è finita. Restate in attesa, squadra di sbarco. Decontaminazione in corso. Che poi, no? Appunto, tutto quello che fate nel gioco. Ufficiale comandante a bordo. Ufficiale Presley cede il comando. Ha una conseguenza nei successivi Mass Effect, eccetera, eccetera. Alcuni personaggi, a seconda che li abbiamo salvati o non salvati, li ritroveremo, bla 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 bla. Ma anche le secondarie. Anche le secondarie, che sembrano un po' così, alcune secondarie, hanno delle conseguenze. Allora, in squadra di perlustrazione scomparsa, io lo notizia riferiscono che si sono persi i contatti con una squadra di perlustrazione, l'ammasso Hades Gamma. Sistema Teus, Hades Gamma. Hades Gamma, sistema Anteus. Anteus Hades Gamma, già l'ho scordato. Hades Gamma. Lutus Anteus. Presley è costretto a stare sempre
sulla Normandy. Ma anche Joker, per dire. Joker non può camminare, come sapete, perché ha una malattia alle ossa. E poverino, lo sta sempre a pilotare la Normandy. Non esce mai. Secondo te il livello di qualità di GDR nelle scelte della saga è superiore alla saga di Mass Effect o quella di Dragon Age? Allora, sai cosa? Mass Effect è più unito perché è la trilogia, è proprio la saga di Shepard, è lo stesso protagonista che va in tutti e tre. Quindi tutte le scelte sono molto connesse, i tre giochi sono praticamente un gioco solo. Invece Dragon Age ha sempre un protagonista diverso, quindi già questo... Le scelte sono tutte importate e sono tutte importanti, come Mass Effect, in certi casi anche di più. Però non si sente la stessa coesione tra i giochi come con Mass Effect, visto che è lo stesso protagonista. Aspetta, Trebin è dove devo atterrare, quindi vediamo Edmos, lo perlustriamo per prendere un po' di gas. A noi il gas serve per la quest secondaria sul gas. Ploba, matriarca di Linaga, molto bene. Unidor, un cavolo di niente. Sì, io ovviamente quando parlo di giochi... Ragazzi, io non anticipo cosa succede nei successivi Mass Effect. Quindi se sto dicendo che Joker è seduto, parlo di Mass Effect 1, Parliamo degli altri futuri, non spoileriamo. Trebin, un pianeta roccioso. È totalmente poco interessante. 8 gradi. Portiamoci Ashley, perché dite che non me la porto mai. Portiamoci Ashley e Liara. Vediamo questa coppia che non ho mai usata prima. E infatti non la portare. Ma sì, portiamocela. Guardate, non la faccio livellare da 100 anni. Dai, facciamola livellare, poveraccia. Potenziamento scudo perfetto. Facciamo aumentare anche la capacità di rigenerare la salute. L'addestramento assalto con la scarica di adrenalina. La scarica di adrenalina praticamente azzera i tempi di ricarica. Cioè, ripristina la ricarica delle abilità. Forma aumenta la salute e la potenziamo al massimo. E anche addestramento assalto. Lei... barriera, singolarità. Non vado a caso perché non voglio che potenzi la stasi, perché la stasi, ragazzi, non me ne tiene. Allora, nel lancio andiamo proprio perfetto, potenza incredibile. Sollevamento della Madonna, perfetto. Adesso dove dobbiamo andare? Noi dobbiamo andare qua. Passiamo da qua. Ah, no, scusate, non ho sistemato... Ma le corazze, proprio... Non trovo corazze in questa run. È assurdo, è stranissimo. Ok, ho sempre le stesse. Vai di me di esoscheletro. E di Kovalov. Con colpi infernali. Canna ipersonica. E il V. Questo. Assorbimento calore più 24%. Così non le si... Scusate, ragazzi, lo zoom. Sono pazza. Niente, questa è una cosa che farò. È un errore che farò sempre. Perdonatemi. Non c'è niente da fare, non mi convinco. Ma lascio i colpi po', va. Colpi po' e via ottica. Scusatemi, sbaglio sempre. No, medio esoscheletro e anche IV scudo 9. Bene, salviamo. E andiamo dove stavamo andando.
Mi perdonate sempre, ma faccio comunque sempre lo stesso errore. E io non mi perdono. Ma queste dune? Ne avete vista qualche duna? Midna cabarettista vi intrattiene durante queste sessioni un po' di unpass. Ah, ma ci sono due cose sulla mappola. Una è Kva. Ed è una cosa proprio nel pendio. Rovine antiche. Sembra un gabinetto. Che invece sono insegna Turian recuperata. L'insegna della colonia Nimines. E poi faccio per fare 3 metri. Prendo comunque il veicolo. No, qua c'è sicuramente un divoratore, ragazzi. Lo sapevo. Io, cioè, ragazzi, lo sapevo. Perché? Ma... Porca! Oh! No, ragazzi! Sono morta? Ma ragazzi, no, incredibile! Ho sbagliato tasto! Dai! No, ma morire così? Ragazzi, troppe risate! Scusate, mi allontano perché sennò non mi posso ripristinare la salute. Madonna mia. La prima volta che... La prima volta che si cappotta il mago. Questa è Ashley che non sa guidare. No, però lo ammazziamo, cioè lo lasciamo in vita? Perché mi è saltato di sotto, cioè mi è sbucato di sotto. Prende lo stesso anche soltanto. No. Vabbè dai, questo l'abbiamo ammazzato praticamente. Ma che cavolo, non pensavo salisse sulla montagna. Fatta. Aumentate di livello. Ora me lo metto nella stiva della cosa. Madonna, io assegnerei qualche punto intimidazione, però. No, dai. Ma che ne so, tu praticamente sei arrivata al massimo di quello che volevo fare. No. Va bene. Adesso andiamo alla struttura di ricerca. Salviamo, no? Che ne diciamo? Montagne russe.
Siete stupiti com'è che ho fatto Shepard simile a me. Allora, l'editor non è male, devo dire. Cioè, per l'epoca era buono. Quindi permette di manovra, cioè ottima per poter creare un personaggio. Sembra che non ci sia nessuno. Somigliante. Poi io ho un certo talento con gli editor. Non c'è nessuno qua. Come si spiega questa cosa? Squadra scomparsa nel vero senso della parola. In base a questi registri, la squadra d'esplorazione aveva scoperto una specie di tecnologia aliena. Le risposte che cerchiamo potrebbero essere al sito archeologico. Va bene. Ah, Midna. Ok. Vediamo sta pistola. No. Questa chi è? Questa è Liara. No. Andiamo. Sito archeologico, cioè qua. Molto molto vicino. È quello là in fondo. Avanti, scendiamo. Ma secondo voi, ragazzi, no? Una Kinder fetta al latte? Ma Ashley, che problema ha? Sono pronta. Sono pronta. Non vedo l'ora. No. Sono d'accordo? Ma prima facciamo qua, va? Facciamo sto pianeta prima. Perché secondo me per affrontare meglio Sare nei get, Shepard deve mangiare la Kinder fetta al latte. Cosa? Stanno giocando a nascondino, a chiapparella. Allora, siete assai. Fai una bella singolarità, Liara. Brava. Che noia i soldati che non hanno abilità utili. Siete noiosi, soldati. Ehi. Non capisco. Oh, ma siete troppi, però. Cosa? E ce n'era uno accanto e non l'avevo visto. Maledetto. Maledetto. Ma cosa? Dove sono qua? Ma sono pazzi? No. No, il divoratore risulta fatto perché avevo salvato. Allora, sai cos'è? Che il Kinder fetta al latte non ho mangiato. Quindi, secondo me è stato questo il motivo. No, dai, però un checkpoint all'interno della struttura lo potevano fare. Ashley porta sfiga. Sembra che non ci sia nessuno. No, oh, salviamo subito dopo sta discussione. Ricordatemelo, se non lo faccio, denunciatemi alle autorità. Erano un po' troppi e ripeto, le difficoltà più alte bisogna tenerli distanti perché sciottano. In base a questi registri, sì, va bene. La squadra d'esplorazione aveva scoperto una specie di tecnologia aliena. Le risposte che cerchiamo potrebbero essere al sito archeologico.
Allora. Adesso salvo subito, eh. Oh, ho salvato. Facciamo una prova. Usiamo l'assalto, anche se ovviamente non ho l'addestramento per il fucile d'assalto, l'addestramento solo per la pistola e non posso utilizzare il cecchino essendo sentinella, però vediamo se per sbrigarmi prima. Ma che è sta cosa? Ma no, come prevedevo. Non posso. Andiamo di quello che so fare meglio. Praticamente appena si fermano questi maledetti, fanno questa specie di elettricità che toglie un sacco di salute. Meno male che Ashley è abbastanza resistente a differenza di tanti altri. Quando sono a terra sono immune. Ne ho già sentito parlare. La tecnologia aliena scoperta dalla squadra d'esplorazione deve averli trasformati in fanatici fuori controllo. Sono adoratori delle macchine. Qualunque cosa avessero scoperto, ormai non c'è più. Sono adoratori delle macchine. Vi ricordate questa cosa? L'abbiamo vista anche su Feros. Loro, cioè i Get, adorano appunto le macchine perché le vedono come una fonte di ispirazione. Corazza pesante umano Predator P9. Vediamo Ashley come se la cava. Bella la Predator P9. Cioè fa schifo esteticamente, però che cosa ci possiamo aspettare dalle migliori corazze nei giochi? Fanno pure, sono forti ma fanno schifo. Sempre così. E poi la Colossus, che ancora non ho sbloccato, che è la migliore corazza. È bella però, almeno quella. Cioè almeno per i miei gusti, poi ognuno. Quindi abbiamo fatto la missione completata? Completata? No. Dobbiamo ancora esplorare il sito archeologico, ok. Cosa? No, va bene. Raga. Allontanatevi. Da terra non si ammazzano sti cubi. No, ho sbagliato. Finché non si avvicinano, questi sono carne da macello. Appena si avvicinano sono molto pericolosi. La squadra di ricognizione della Exogeni è sistemata. Erano stati trasformati in mutanti cibernetici tramite dei dispositivi simili a quelli usati dai Get su Eden Prime. Ma come fossero arrivati in un remoto pianeta di frontiera così lontano dal territorio Get, resta un mistero.
Con le navi, come ci sono arrivati? Sono cute i mutanti che volano. Sono super cute. Corazza pesante Krogan e factotum. Vediamo questo factotum. E chi è il factotum? Quello della Madonna. Quindi adesso qualsiasi factotum fa schifo. Loro non hanno abilità tecnologiche, né Ashley né Liara, quindi neanche non lo possono usare il factotum. Qua che c'è? Cassa di sicurezza. Fucile d'assalto. Che mi dici tu di questo fucile d'assalto, Ashley? Ti piace? No, fa schifo. Va bene. Andiamocene, andiamocene da questo pianeta infernale. Praticamente questi Yet, attraverso queste tecnologie particolari, che se vi ricordate in su Eden Prime li chiamavano artigli di drago, trasformano, cioè come se impiantassero delle caratteristiche cibernetiche, non so spiegarlo in maniera più corazza, agli esseri umani, trasformandoli in mutanti, vere e proprie creature nate da questa tecnologia. Razza leggera. Ma no, ma sempre scudi buoni. Ma protezione dai danni? No. La mettiamo a Liara. La mettiamo a Liara. È uguale a quella che ho io. No, siamo gemelline, frick e frock. Liara, tocchiamoci il nasino, siamo uguali. Super cute! Flick e flock. Ashley è esclusa. Ashley non ce l'ha la stessa armatura. Ce l'aveva. Ma poi lei ha quella pesante, quindi... Gemelline di corazza. No, come si toccava? Si toccava la fronte? O il nasi? Cosa si toccava quando si dicevano le stesse... Ragazzi, non fate battute stupide. Prendiamo questa anomalia. Nasino, il nasino. Il mignolino, no, mignolino è quando sì. Giacomo Z, sì, ciao, grazie. Ciao, grazie. Esatto, se poi a Ashley dico guarda che sei uguale a Liara. Sono un'aliena schifosa. Twitch? Si può dire alieno schifoso? O è cioè... si può dire ancora. Perché non ci sono gli alieni. Comunque non l'ho detto pensandolo, va bene, nel dubbio mi metto le mani avanti. Grazie Toto96Monster. Questo dispositivo sembra trasmettere dei segnali in orbita geosincrona. Ciò interferisce con i satelliti GPS della squadra di ricognizione facendoli schiantare nelle vicinanze. Disattiva. No, scusate, rido, ma si sono schiantati tutti qua. Non dovevi ridere. Grazie Toto96Monster, l'ho già ringraziato. Nel dubbio mi dissocio perché non si sa mai. Anzi, prendiamo i detriti e basta. Addio Trebin. Che poi Trebin non era il protagonista di La pallottola spuntata? No, quello è Drebin. Quello è Drebin. Ma c'è un nemico? Ma che volete? Ma che cavolo volete? Ma che... Non so, allora magari eravate qui a fare un picnic, ma nel dubbio vi sparo col cannone.
Ok. Che cos'è? Ah, belle mod per le granate. Va bene, abbiamo completato. Addio, Trebin. Sono pronta. Sì, ma io aspetto. Nessuno ti aveva chiesto niente, Liara. Allora, vediamo. Questo abbiamo fatto. Poi, segni da battaglia. Questi sono collezionabili. Dei biotici estremisti hanno occupato una struttura medica e narcotizzato dei ricercatori innocenti per usarli come scudi umani. Comincia benissimo sta missione. Devi eliminare biotici limitando al massimo le perdite civili. Raggiungi la base medica su Koe, nel sistema Cacus, nell'ammasso Hades Gamma. Questa missione, se non sbaglio, è legata al fatto che io sono esemplare. Si sblocca solo se raggiungete il massimo livello esemplare come ho fatto io. Poi ce n'è una se invece raggiungete il massimo livello rinnegato. Non la posso fare perché non l'ho raggiunta. Se avessi fatto il cheat su Noveria che vi ho spiegato, avrei avuto tutto al massimo. Ma siccome tutti omid una città, non l'ho fatto. Hades Gamma Cacus, sono già nell'Hades Gamma. Questo è Plutus e questo è Cacus. Quella del rinnegato è carina. Ma il rinnegato è sempre più divertente. I rinnegati si divertono molto di più. Che bello non avere morsi di coscienza. Rimorsi di coscienza. Illustriamo Zyarter, Mercurio, molto bene. Treyarmus. Un cavolo di niente. Adesso prendo la Interfetta all'altra. Non sto scherzando. Faringor, perlustriamolo per avere due punti del Polonio. Samarri, niente. Koe. E qua devo andare io. Credo roccioso, alluminio, calcio, proprio boring. La Sirta Foundation ha creato un avamposto di ricerca su Koe per studiare le forme di vita indigene del sottosuolo che mostrano una resistenza incredibile alle temperature estreme. Allora, visto che è una missione da Paragon, mi porto personaggi palesemente Paragon, ovvero lui e lei. Siete per quello di avere il Kinder? Me lo sto andando a prendere. Prima fatemi atterrare e salvo. Anzi, vi dico, è la Sirta Foundation. Perché vi do un po' di contesto. Oh, devo aumentare di livello. La Sirta Foundation, di cui si parla qui. Praticamente, vediamo che cos'ho della Sirta. Niente, eccolo, ecco. Ad esempio la Phoenix, come vedete, corazza leggera. C'è scritto Phoenix 7, corazza leggera Aquarian, Sirta Foundation. Leggendo i dettagli. No, questa è la Rosenkov. I dettagli me li dà di quella che ho equipaggiato, certamente. Porca miseria. Vabbè, comunque fa corazze. Volevo darvi un po' di background. Vabbè, gli faccio indossare la Phoenix provvisoriamente. Così vi leggo. La Sirta Foundation si è fatta conoscere debellando le malattie genetiche che affliggevano alcuni gruppi etnici terrestri. È molto nota per i suoi sforzi umanitari. Si rifiuta di fabbricare armi o qualsiasi prodotto aggressivo. Si limita a offrire articoli protettivi o multifunzione di base, come corazze, factotum e amplificatori biotici. Quindi sono anche tipo etici un po', in teoria. Niente, questa era per darvi... perché Midna vi vuole tenere acculturati. Non ignoranti, come lo schifo.
Mettiamogli anche un po' di cine esoscheletro. Ok. Salviamo di nuovo. Allora, sì, no. Allora, vado subito a mangiarmi sto coso. Qua c'è il segnale anomalo, lo segno. Torno immediatamente. Non me ne andate perché ci sto 3 secondi. Allora, la battuta che non ci sono state esattamente 3 secondi l'ha fatta qualcuno? Sì, Lord Gimbal. Ragazzi, prendetevela pure voi una fetta al latte o una cosa simile. Comunque qua, apriamo. Questo è il buff, il buff. Fabio si mangia il gelatino. Che vi mangiate, ragazzi? Anch'io col caffè. Bravo, bravo, che Blogan. Ecco qua. Allora, ragazzi, che mondo è mondo si spreme per far uscire il coso e viene più buono. No, scherzo. Ma sto accendo l'aria condizionata, è troppo caldo. Ah, l'ambiente artificiale. Gelato Ferrero Rocher, non l'ho ancora assaggiato. Ah, l'inquinamento. Il consumismo. No, ragazzi, aprire finestra no, perché sto in città, si sentono le macchine. Un rumore fastidioso. Se ci fossi stata in campagna. Ma comunque fuori fa più caldo che dentro. C'è il caldissimo oggi. Entrano le zanzare. No, no. La natura è crudele. Vabbè, basta, ho finito, Bene, fatto. Adesso, ragazzi, si ragiona, Adesso ho mandato l'Inder fetta al latte. Tutto ha più senso. Anche in campagna c'è rumore? Oddio. Non lo definirei rumore. Ok. Scritti della matriarca recuperati. Voglio conoscere la matriarca di Linaga. Tutta energetica 10. Altre scritte della matriarca di Linaga. Ma è stata la matriarca di Linaga? Protezione contro i danni più 23%. Bella questa. Però... lo mettiamo a... a Liara. Pure qua. Ragazzi, qua la matriarca di Linaga impazzava. Base scientifica, dai, qua e dobbiamo andare. Meglio di Fabio Volo.
No, allora, giuro che no. Lo evito, se spunta un divoratore lo evito, ragazzi. Mi sono scocciata con questi divoratori. Che rottura. No, divoratore intensifies, no. No, troppa puzza di divoratore. Ok, scendiamo. No, potevo parcheggiare più vicino. Elimina i terroristi, ma ricorda di guardare bene prima di sparare. I civili sono talmente inebriati dalle droghe che potrebbero gettarsi nel bel mezzo di una sparatoria. Cavolo. Li ammazzo tutti, sicuro. Canna ipersonica? E per questo sono inebriati, per la canna ipersonica. Basta! Mettiamocela pure noi la canna ipersonica. Scienziato impazzito. È tutto così bello. Allora, questo è un terrorista, quindi spaccategli la faccia. Noi siamo l'evoluzione dell'umanità. Non potete fermare il futuro. Va bene, qualunque cosa tu stia dicendo. Oh, oh, oh! Maledetti. Questo cos'è? Un terrorista? Non mi fido più di nessuno. Questo cos'è? Un altro terrorista? Ma secondo me l'ho ammazzato di qualche civile, perché non... quello di prima non lo vedo più. Ma sono tutti terroristi? Lanciano sti poteri biotici. No! Quanti poteri biotici, porca miseria! Non ci sto capendo più un cavolo. Sono morti tutti i miei compagni. Quanti colpi devo dare? Allora, secondo me le perdite civili sono state tollerabili. Cioè quante? Evoluzione dell'umanità, ego e biotici non sembravano tanto diversi dalla feccia che ha eliminato in passato. Praticamente questi erano biotici che si sono convinti di essere superiori al resto dell'umanità. Salvato solo lui? Sono nella mia testa! Tutte quante con dei coltelli! Va bene. Tu che mi dici? Dov'è? Tu l'hai visto? Era proprio qui? Così bello. Va bene, grazie Sindar Nilo. Immersività fantastica. Se non resto fermo, uscirà fuori tutto. E così non sarò più me stesso. Non sarò più me stesso se esce fuori tutto. Devo stare fermo. No, per carità, non facciamo che non esce fuori niente.
Quindi abbiamo completato questa missione. Va bene, qua abbiamo ripulito. Andiamocene, va? Ho preso una corazza pesante che non mi serve. Un pugno? Ma il pugno ci sta sempre. Andiamocene, va? Via, 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 via. Ok, guardiamo la mappa. Prendiamo sti detriti e ci andiamo di corsa. Però divoratori no, per favore. Ma tra l'altro, cioè, li ho lasciati tutti drogati. Cioè, nel senso, sono ancora lì che che vaneggiano. Va bene così, no? No, ragazzi, qua da 1 a 10. Mercurio. Ottomila? No, ragazzi, ma questo è matematicamente un divoratore. Evito? Evito? Mio Dio, non è... ma tra l'altro non c'era manco niente, era proprio semplicemente un divoratore, fine, non è che... Mi devi lasciare in pace, porca miseria! Questo è stalking! Questo è stalking! Smettila! Aiuto! Marrano. Buzzurro. Maleducato facchino. Che è successo? No, ragazzi, bug. Mi si è bloccato il mago. No. Vabbè, ma questa cosa però non è giusta. Ma incredibile. No. Ora si è sbloccato. Si è sbloccato. Si è sbloccato. Uscire fuori. Ma veramente, ma sei insistente? Quando dico no, è no. Lasciami stare. Oh, basta. Muori o no? Morto. Però mi ha dato 88.000 euro il... Comunque qua non c'era niente, era solo così. Vai a affrontare un divoratore, fine. Maledizione. No, ora lo faccio, Irmair. Fai rapporto all'ammiraglio Hackett. Messaggio in arrivo, lo sto trasmettendo. Ottimo lavoro, comandante. Ha neutralizzato i biotici limitando i danni collaterali. Mi dispiace se abbiamo perso qualche ricercatore, ammiraglio. Ma i biotici facevano sul serio. Nessun'altra unità se la sarebbe cavata con così poche vittime civili. Oggi ha salvato molte vite, comandante. Quinta flotta, chiudo. Non so quanti ne ho ammazzati, ma secondo me nessuno. Vabbè, esci, esci, esci.
Allora, diario. Queste sono collezionabili, non ce ne frega un cavolo. Allora, manca come quest secondaria. Indaga sull'espedizione. Indaga sulla struttura. E indaga sui campioni. Indaga sulle spedizioni e l'abbiamo presa su Feros. L'abbiamo presa tutte e tre su Feros, queste tre missioni. Le facciamo dopo. Va bene? Forse è uscito un po' di disani. Ok. Non sei stato tu, è stato un biotico e con i suoi poteri ha colpito anche lui. Va bene. Va bene, allora, se voi siete d'accordo io comincerei Virmair. Siamo pronti? Via! Allora, Prescila. Riduci zoom. Cloroplon, niente di utile. Jarfor, niente di utile. Nemata, niente di utile. Virmai. Virmair è un rigoglioso pianeta di frontiera, è bellissimo, ideale per la sua colonizzazione da parte di specie a base di carbonio, cioè a parte nostra. I suoi vasti oceani e la sua orbita molto vicina al centro del sistema solare hanno creato un'ampia zona equatoriale dal clima umido e tropicale. Purtroppo l'instabilità politica dei sistemi Terminus vicini ha ostacolato qualsiasi tentativo di colonizzazione. Vabbè, bla bla, 32 gradi è un pianeta quasi perfetto. Allora, che ci portiamo? Portiamoci... che ci portiamo? Che ci portiamo? Garrus. E Vrex. E Tali. Comandante, ricevo un segnale. Essere la squadra di infiltratori Salarian. Attenzione a quelle torrette difensive. Sganciamo il veicolo, andremo a far piazza pulita. Vi farò entrare al di sotto della copertura radar, comandante. Tutto secondo i piani, comandante. Buongiorno, Joker. Resta fuori dalla portata delle armi e delle tue azioni evasive finché non distruggo le postazioni antiaeree. So cosa devo fare. Ci vediamo all'accampamento quando quelle torrette saranno sistemate. Joker, passa e chiude. Ah, guardate che bel pianeta, ragazzi. Questo è veramente bello, Virmair. Mi sono portata loro due, principalmente perché hanno... Qui si devono affrontare diversi get. Vediamo se possiamo equipaggiarli meglio. No. Lui sì. Lui sì. Questa cosa che non metta le corazze subito a volte, non capisco. Ok, Volkov, va bene. Mentre lei... No, no, va bene così lei. Come fucile va bene così. Salviamo. Nuovo salvataggio. Andiamo, vai.
Poi è da fare proprio una vacanza. Questi non sono nemici, eh. Sono la fauna del pianeta, non li infastidiamo. Solo che non escludo di schiacciarli per sbaglio, va bene? Se dovesse succedere non ve la prendo. No, non li uccido. Che ovviamente qua è pieno di get. Perché siamo andati qua, se vi ricordate? Perché il consiglio ci ha detto che la squadra infiltratori Salarian era sparita in questa zona. Dov'è? E quindi dobbiamo indagare qualcosa che potrebbe essere legato ai get. Infatti appena siamo arrivati qua è pieno di get. No, non lo... Aiuto! Ok. Sono super cute. Ehi! Aiuto, c'è quello vicino. Va bene. No. No, scusa, stavo guardando quello morto. No, l'ho ucciso! Non l'ho fatto apposta! No, non l'ho fatto apposta, però... No, rip. Ma qua si mettono però in mezzo. Cioè, ma che devo fare? Scusatemi, ma sto proprio in mezzo alle balls. Guardate quello. Maledetto. Che cavolo. Non è nemmeno troppo colpa mia. Un po' sì, ma... Ma qua non li ho ammazzati. Stanno proprio in mezzo. Poi i get sono molto più organizzati e aggressivi. Dove sono? Ok, posso andare avanti fregandomene di qua. Ma là c'è qualcuno. Secondo me qua c'è qualcuno pure. Infatti sì. Ma io voglio scendere. No, non ridevo mentre lo uccidevo. Mi è dispiaciuto seriamente. Gli volevo bene come un figlio. C'è qualcosa qua di utile? Sì, c'è un cacciatore maledetto. Un cecchino e un cacciatore. Un fantasma, anzi. I fantasma sono peggio dei cacciatori. Dov'è? Sono sovraccaricata, non posso fare un cavolo. Maledetti. Preso al volo con la granata. Che è stata a fa? Dov'è? Ma questo è quello violato. Questo è morto. Morto pure questo. Vabbè, niente. Questo era un extra, giusto perché sì. Fucile. Ma niente di utile. Magari forse un fucile per tali. No.
Sì, sparano un po' alle coperture, sì, sì. Non il massimo dell'intelligenza artificiale. Dio. Fucile di precisione, va bene quello che hai. Te lo fai andare bene. Vabbè, niente, questo era un extra bello e buono. E ce ne possiamo andare a proseguire con il nostro veicolo. Ad ammazzare i ragnetti. No, scherzo. Un bel colosso dietro l'angolo è sempre quello che ci vuole. Ehi, chi è che mi ha sparato? Non l'ho visto. È un camminatore, è un altro colosso. Chi è? Chi è che mi ha sparato? Sono qua un po' di camminatori, mica uno solo. Uno mi ha beccato. Facciamo un po' di spostamento avanti e indietro. Sovraccarico mi perplime. Voi dite perché non li investi? Perché con i sintetici è inutile. Semplicemente li li disattivo per un po'. Però non. Oh, sinistro o davanti? Ci sono due passaggi. Ok, uno è morto. Ma vediamo la mappa. È la stessa cosa. Un altro colosso. Come si sono sistemati bene sti get? Ok. Ma cosa? Un altro ancora? Ma che cavolo? Cioè, li potrei anche evitare, eh? Non è che per forza devo ammazzarli. Cioè, non è obbligatorio. Il rush è una cosa contemplata. Ma è una cosa da nabbi. Ok, allora stavo dicendo la mappa. Che stiamo arrivando. Mi sa. Infatti sto tornando indietro. Che fai, te ne privi? Ecco il nostro bersaglio, comandante. Ok, qua è chiuso, quindi devo aprire i cancelli. Va bene, andiamo a piedi. Non posso salvare. Io avrei dovuto uscire dal veicolo. Questo che cos'è? Get lanciarazzi. Meno male che i lanciarazzi sono pericolosissimi. Ma sono debolissimi. Bel factotum per chi? Non per me, cioè il migliore del mondo. Ma io direi per lei.
Sì, poi ci sono anche... Ehi! C'è anche la questione punti esperienza. Chi prendo? A che chiappa chiappa, che piglio piglio! Ma l'altro distruttore l'ho ucciso con la granata, sì! Ma che faccio il coso neurale? Ad uno che non ha il cervello. Va bene, oggi non... Ok, dobbiamo attivare... Rilevo che la griglia è inattiva, comandante. Mi avvicino alla base dei Salarian. Passo e chiudo. Al tuo ordine sarò pronto a muovermi, comandante Shepard. Ok, abbiamo aperto il veicolo, abbiamo fatto... disattivato la contraerea, quindi la Normandy può avvicinarsi. Perché se no uno dice, ma perché non siete atterrati più vicini per questo? Allora. Salviamo. Scusate, mi sono stata a guardare la chat. Che la norma di si sta avvicinando. Bravi, bravi. Venitemi a prendere. Dobbiamo superare un altro ponte. Un altro cancello. Sparo così a caso. Qualcuno lo prendo. No? Nessuno? Da qua sotto? Siete fortunati. Ah no, uno lo vedo da qua. No, non ci arrivo. Va bene. L'avessi preso una volta. Ma che arma stai usando, Garrus? Quando si è abbastanza forti si può anche solo sparare, cioè. No! Ce n'è un altro distruttore, perché sì. Perché sì. Ok, apriamo i cancelli. Bene, ora possiamo raggiungere il campo base in assoluta tranquillità. Perfetto, adesso raggiungiamo, abbiamo finito questi get per strada, raggiungiamo il campo base. Infatti è finita pure la musica super galvanizzante. Proseguiamo. No, sta riprendendo la musica super galvanizzante. Comandante, la Normandy è atterrata al campo base, ma sembra che non potremo più decollare. Il capitano Salarian ti spiegherà tutto quando arriverai qui. Problemi come sempre. Comunque ci sono abbiamo incontrato i Salarian, perché appunto siamo venuti qui perché si erano persi i contatti con la squadra di infiltratori. Ecco Salarian. Salarian. Vediamo che ci dicono sti Salarian, che è successo. E adesso cosa dovremmo fare? Niente. Almeno finché non troveremo un piano. Chi comanda qui?
Qual è la situazione? Sono il capitano Kirray, squadra speciale 3° reggimento infiltratori. Siete appena atterrati in una zona altamente pericolosa. Tutte le batterie contraeree nel raggio di 10 km sanno che siete qui. Grandioso, e adesso? Niente. Aspettiamo che il Consiglio ci mandi i rinforzi che abbiamo chiesto. Siamo noi i rinforzi. Cosa? Tutto qui? Avevo detto al Consiglio di mandarci una flotta. Non siamo riusciti a decifrare la vostra trasmissione. Ci hanno mandati qui a investigare. Proprio quello che abbiamo fatto anche noi. Ho perso la metà dei miei uomini investigando in questo posto. E cosa avete scoperto? La base operativa di Saren. Ha creato una struttura di ricerca, ma brulica di ghette ed è molto ben difesa. Bene, quindi su Virmair c'è la base operativa di Saren. Mica una cosa da poco. E soprattutto è una struttura di ricerca. Che ricerche sta conducendo? Sta utilizzando la struttura per creare un esercito di Krogan. Com'è possibile? Pare che Saren abbia scoperto una cura per la genofagia. Ah, e questa è una cosa... un punto focale. Come sapete, i Krogan sono malati, hanno la stagenofagia che gli impedisce di riprodursi. Una malattia che è stata infusa proprio dai Salarian per evitare che si riproducessero troppo. Saren sta curando la genofagia in modo da creare un esercito di Krogan. E allora a sto punto, dal punto di vista di un Krogan, è una cosa bella o è una cosa brutta? Cioè, cura la genofagia però per fare un esercito suo? Insomma. Perché la cura per questa genofagia è così importante? Shepard fa domande è stupidissime. È la soluzione al problema dei Krogan. Abbiamo introdotto la genofagia tra i Krogan dopo la loro insurrezione, per impedirgli di moltiplicarsi. Senza di essa, i Krogan si diffonderebbero rapidamente in tutta la galassia. E questi Krogan sono agli ordini di Saren. I Ghat sono già un grosso problema, ma un esercito di Krogan sarebbe quasi inarrestabile. Esattamente. Dobbiamo distruggere la struttura e tutti i segreti che custodisce. Distruggerli? Non credo proprio. La nostra gente sta morendo. Questa cura potrebbe salvarli tutti. Se la cura esce da questo pianeta, i Krogan diventeranno inarrestabili. Non possiamo commettere di nuovo lo stesso errore. Noi non siamo un errore. Lui sarà un problema? Abbiamo già abbastanza Krogan scatenati a cui badare. Non sarà un problema, gli parlerò io. Grazie, comandante. Io e i miei uomini dobbiamo escogitare un nuovo piano offensivo. Puoi lasciarci un po' di tempo? Certo, capitano. Tornerò presto. Non ci vorrà molto, comandante. Nel frattempo, rivolgiti al comandante Rentola se hai bisogno di rifornimenti. È in una delle tende qui vicino. Pare che la situazione sia abbastanza critica. Già, ma è soprattutto Vrex a preoccuparmi. Sembra sul punto di esplodere. Pensi che dovrei parlargli? Di certo non farebbe male. Beh, forse sì. Misura bene le parole. Farò attenzione, ma stai allerta. Non si sa mai. Io sono sempre pronta. Cioè, non si fida tanto anche di della reazione di Vrex che sta sparando. Parliamo subito con Vrex, ci leviamo sto dente. Non è giusto, Shepard. Se esiste una cura per la genofagia, non possiamo distruggerla. Ti capisco, ma sappiamo entrambi che è Saren il vero nemico. Dovresti prendertela con lui, non con me. Davvero? Saren ha creato una cura per la mia gente, ma tu vuoi distruggerla. Devi aiutarmi a capire, Shepard. Sono confuso. Ormai non riesco più a distinguere gli amici dai nemici. Non è una cura, ma un'arma. Se Saren riuscirà a usarla, ti assicuro che la tua gente non riceverà alcun beneficio. E neanche il resto della galassia. È un'occasione che non possiamo lasciarci sfuggire. Stiamo parlando del futuro della mia specie. Finora ti sono sempre stato fedele. Mi hai aiutato più di quanto abbia mai fatto la mia stessa famiglia. Oh. Ma per restare al tuo fianco, devo essere sicuro che stiamo facendo la cosa giusta. Siamo un po' ai ferri corti, ragazzi. Vrex, quei Krogan non sono la tua gente. Sono schiavi di Saren, semplici strumenti. Vuoi che restino così? No, un tempo eravamo gli strumenti del Consiglio. Per
ringraziarci di aver spazzato via i Rachni, decisero di sterilizzarci tutti. Saren non sarà altrettanto generoso. D'accordo, Shepard. Forse hai ragione. Per me è una scelta difficile, ma credo che continuerò a fidarmi di te. Solo una cosa, però. Quando troveremo Saren, voglio la sua testa. Allora, sono riuscita a convincerla con tanti punti esemplare. E in realtà non è una cosa semplice, però l'alternativa sarebbe stata la morte di Vrex. Questa è una cosa che mi sembra evidente. Quindi qui questo è un punto importante di tutta la trilogia, perché questa è la prima volta che un personaggio della squadra principale può morire e quindi poi non essere presente, non solo non essere presente nei successivi Mass Effect, ma ci sono delle sostanziali modifiche in quello che succederà poi. Io comunque ho evitato che ciò accada, quindi Vrex è ancora vivo. Quindi insomma, volevo specificarlo. L'alternativa sarebbe stata la sua morte. Ottimo lavoro con Vrex. Temevo che nulla potesse calmarlo. Non sarà una battaglia facile, ma noi siamo pronti. Non ho mai pensato che i Salarian fossero bravi a combattere, ma questi soldati sembrano ben addestrati. La battaglia che ci aspetta mi terrorizza, ma Saren deve essere fermato. Salute, umana. Io sono il comandante Rentola. Posso fornirti rifornimenti in vista della missione. Per qualsiasi altra cosa, però, ti consiglio di parlare con il capitano Kirrey. Vediamo un po' che cos'hai. Per quel poco che c'è. Oh! In effetti non hai un cavolo. Questo si sta facendo il pediluvio. Sì, parliamo con Kirre. No, prima andiamo in quella tenda. Vediamo che c'è qua. Liara, ciao. Il modo in cui sei riuscita a calmare il Krogan è davvero lodevole. Il Krogan. Il tizio. Va bene, parliamo con Kirrey. Abbiamo fatto tutto, salviamo di nuovo. Abbiamo evitato che Vrex ci lasciasse. Grazie per aver parlato con il Krogan. L'assalto contro la base di Saren sarà già abbastanza difficile. Quindi presumo che tu abbia già un piano. Più o meno. Possiamo convertire il motore della nostra nave in un ordigno da 20 kilotoni. Un metodo rozzo, ma efficace. Ottimo! Lo lanceremo dall'orbita e tanti saluti a quel bastardo di Saren. Purtroppo, le fortificazioni della struttura sono molto solide. Dovremo posizionare la bomba in un luogo preciso. Dove dovremmo posizionarla? E come facciamo a spostarla fin laggiù? La bomba deve essere posizionata all'estremità opposta della struttura. La vostra nave può sganciarla, ma prima dovremo infiltrarci nella base, disattivare la contraerea e neutralizzare le forze terrestri. Dovremo avanzare a piedi. Non abbiamo abbastanza uomini. C'è una cosa, una follia. Non possiamo lanciarla dall'orbita. Dobbiamo andare a piedi. L'avete visti quanti Geth c'erano, come è combinato? Hanno pure i Krogan loro, hanno pure l'esercito di Krogan. Sembra abbastanza rischioso. Non ci sono alternative? No, ma credo che possiamo ovviare al problema. Dividerò i miei uomini in tre squadre e attaccheremo la parte frontale della struttura. Mentre li teniamo occupati, guiderai la tua squadra Shadow nel retro della struttura. Quindi lui propone una missione molto difficile per loro, per i Salarian, perché dice noi facciamo proprio l'assalto frontale così li distraiamo e tu invece vai, visto che siete in pochi, fate un'infiltrazione. La squadra Shadow. Buona idea, ma così vi farete ammazzare tutti. Siamo più forti di quanto sembra, comandante. Ma hai ragione, molti di noi non torneranno indietro. E ciò rende ancora più difficile chiederti questa cosa. Mi serve uno dei tuoi uomini. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a coordinare le squadre. E mi chiede uno della mia squadra. Per potersi dare una mano. Questa è una cosa difficile. Non mi piace mettere i miei uomini agli ordini di qualcun altro. Capisco,
ma questa missione è troppo importante per tener conto di preferenze personali. Ha ragione, comandante. Se le due squadre non operano al massimo, non ce la faremo. Mi offro volontario. Non così in fretta, tenente. Il comandante Shepard avrà bisogno di te per armare la testata. Andrò io con i Salarian. Con il dovuto rispetto, artigliere capo, non sta a te decidere. Perché ogni volta che qualcuno dice con il dovuto rispetto, in realtà vuol dire vai a farti fottere? Chi sarebbe più adatto alla missione? Uno di loro due andrà bene, comandante. Sembrano entrambi pronti a sacrificare la loro vita, se necessario. Speriamo solo che non si arrivi a tanto. Allora, come ha detto Ashley, io ho bisogno di Kaidan per armare la testata. In realtà no, però... nella logica sì, no? Ashley ha solo abilità di combattimento, quindi mando lei. Williams, accompagnerai tu il capitano. E niente atti di eroismo, capito? Agli ordini, comandante. Farò caricare l'arma sulla Normandy e istruirò l'equipaggio sulla sequenza di detonazione. Hai qualche domanda, comandante? Passerà la Normandy a recuperarmi. Le tue squadre come faranno a salvarsi? Terremo occupati i gate il più possibile. Quando la bomba sarà in posizione, ripiegheremo per uscire dal raggio dell'esplosione. Se ci muoveremo rapidamente, riusciremo a contenere le perdite a un livello accettabile. In caso contrario, saremo ricordati per sempre come dei martiri. Oh, che eroe, Kirre. Ragazzi, Kirre è top eroe. Questa sembra una missione suicida. Non voglio mentirti, comandante. È possibile che nessuno di noi sopravviva all'assalto, compresa la tua squadra. Ma dobbiamo farlo. Che poi lei ha detto, a me basterà prendere la Normandy, ma voi come fate? Vabbè, ma scusami, ma intanto salgono sulla Normandy. Cioè, dovrebbe dire, non vi preoccupate, intanto poi la Normandy passa a prendere tutti e poi se ne parla. Tipo, io ho la macchina, tu come fai? Per la Shadow ci siamo. Le altre squadre come si chiameranno? Egor, Mannovai e Geto. Erano gli insediamenti iniziali sui primi tre mondi che abbiamo colonizzato. Ancora oggi sono il cuore del territorio dei Salarian. Questi nomi ricorderanno ai miei uomini per cosa stanno combattendo. Se vogliamo avere qualche speranza di successo, devono avere delle motivazioni personali. Vorrei saperne di più sulla bomba. È affidabile? Dipende da chi l'arma, ma sono sicuro che funzionerà a dovere. È quasi impossibile danneggiare il motore dall'esterno. Una volta armato, quasi nulla può fermare il conto alla rovescia. Non dobbiamo far altro che posizionarlo e armarlo prima che i Geth riescano a fermarci. Io sono pronta, capitano. Eccellente. Ora, scusami, devo preparare i miei uomini. Bene, ci siamo. Non combinare guai mentre sono via, tenente. E neanche tu, comandante. Ce la caveremo, tranquilla. Sì, volevo solo... in bocca al lupo. Vorreste dirci qualcosa, capo? Non so. È strano. Obbedire agli ordini di qualcun altro, intendo. Mi ero abituata a lavorare con te. Con tutti voi. Non preoccuparti. Ci vedremo dall'altra parte. Lo so, io... è stato un onore combattere con te, comandante. Dai, Ashley, non essere tragica. Grazie Mr. Dave B che ha regalato 5 abbonamenti. Grazie mille, grazie mille. Grazie, grazie. Anche se agiremo in unità diverse, siamo sempre una squadra. Se ci guardiamo le spalle a vicenda, teniamo gli occhi aperti e combattiamo come sappiamo, ne usciremo tutti sani e salvi. Certo, comandante. Sapete tutti cosa c'è in gioco con questa missione. Io mi fido ciecamente di ognuno di voi, ma mi è giunta voce di un certo malcontento. Sappiate che condivido la vostra preoccupazione. Siamo addestrati per operazioni di spionaggio. Se le nostre gesta fossero rese pubbliche, diventeremmo delle leggende. Ma noi non combattiamo per la gloria. Ricordiamo i nostri eroi. Passo Silente, che sconfisse una nazione con un solo colpo. Oh, sempre allerta, e mise alle strette interi eserciti con informazioni segrete. Questi autentici giganti sembrano non esserci di conforto. Ma noi ora siamo anche più di loro. Prima della rete c'era la flotta. Prima della diplomazia c'erano i soldati. La nostra influenza ha fermato i Rakni, ma prima che questo avvenisse abbiamo retto il colpo. La nostra influenza ha fermato i Krogan, ma prima che questo avvenisse abbiamo retto il colpo. La nostra influenza fermerà Saren. Nella battaglia odierna noi reggeremo il colpo. Che ha fatto? Buona fortuna, comandante. Spero che ci incontreremo ancora. Akira è top... come si dice? Influencer.
Allora, ragazzi, adesso è tosta. Io mi porterei due resistenti. Mi porterei Vrex e Garrus. Anche se Vrex porta... cioè, per logica no, perché magari potrebbe anche non essere capace di combattere contro i Krogan, però... quindi non so. Vrex però è più resistente. No, Liara assolutamente no. No, no. Troppi get da combattere, no. Oppure... vabbè, facciamo Garrus e Vrex, dai. Dai. Prova, prova. Mi ricevi, comandante? Benissimo, andiamo. Bene, iniziamo il nostro assalto. Cercheremo di arrivare fino alle armi antiaeree, ma forse toccherà a voi finire il lavoro. Ah, comandante, se scopri un modo per superare le loro difese, ci faresti sicuramente un favore. Grazie al Toro 4601. Allora, lui ha detto, se trovate un modo per superare le loro difese, ci faresti un favore. Sì, allora questo ve lo dico subito. E magari andando avanti, infiltrandoci, possiamo trovare un modo per facilitare la vita alla squadra d'assalto. Questo è un punto importante per aiutare, per aumentare le probabilità di sopravvivenza di Kirra e la sua squadra. Quindi cerchiamo di farlo assolutamente, in modo che possano sopravvivere il più possibile, ecco. Aiutiamoli, insomma. Inventario, un attimino, vediamo se siamo tutto a posto. Tutto a posto. Ma la Karpov? Mettiamo la Karpov. Top Karpov. Karpov. Poi. Per quanto riguarda Garrus. Niente di nuovo. Sotto al sole. Ce l'avevamo poco fa, quindi. Per quanto riguarda Vrex. Vai di Armageddon. Non ha una grande capacità di dissipazione, però va bene. No, ho sbagliato. Magari lo aiutiamo con l'antiattrito. E per quanto riguarda la corazza, niente, già la corazza migliore. Bene, salviamo. E poi cominciamo l'assalto. L'assalto, in realtà noi ci staremmo infiltrando. L'assalto lo stanno facendo. Shadow è a terra, ripeto. Shadow è a terra. Capo Williams, con squadra Egor. Squadra Mannovai. Geto, muoversi. Diamoci da fare. Comunque non conosco nessuno più eroico di Kirra. Aia. Mannovai è sotto fuoco incrociato. Ci sono delle torrette a lungo raggio che assistono il bersaglio Geth. Allora, qui posso anche non andarci, ma ci andiamo. Perché potremmo trovare un modo per aiutare l'altra squadra. Un distruttore. Molto bene. Dovremmo controllare se quella va a posto. Nascondi informazioni utili. Sì, lo sto facendo, Garrus. Se stai zitto, magari. Pugno. Shepard ammazza i Geth a pugni. Pugno, pugno. Ma fammelo ammazzare a pugni. Ok. Abbiamo interrotto le comunicazioni dei Geth. Questa cosa sarà molto utile per l'altra squadra. Must protect. Protect. Qualcosa ha mandato in tilt i loro sistemi di puntamento. Sì, io sono stato. Abbiamo fatto centro. Capo Williams, dai una mano a Mannovai. Sono stata io. Sono stata bravissima.
Ehi. Granate. Perché? Sì, che Blogan Ashley è nell'altra squadra. L'ho mandata ad aiutare i Salarian. Ma sto drone razzo? Che razzo fa? Un po' dismirate qui e lì. Usano degli attacchi satellitari. Ceto, attenzione ai centri di comunicazione. Williams, vedi qualcosa? Ammazziamoli tutti. Ok, no vabbè, qua possiamo anche andare avanti. Invece di andare indietro. Molto bene. Ehi, un Krogan! Ai. Maledetti Krogan. No, però aspetta un attimo. Così, colpi inutili. Ah, non posso andare giù, vabbè. Allora saliamo. Ok, abbiamo interrotto il collegamento satellitare. Non mi ricordavo dov'era sta antenna maledetta. Questo sempre per aiutare loro. Velivoli diretti alle stazioni perimetrali per la ricarica. Ripariamoci prima del loro ritorno. C'è un distruttore? Sì. Quello chi è? Lanciarazzi. Ammazzate le lanciarazzi. Ok. Qua sembra che sto andando indietro, ma è un'altra cosa che serve all'altra squadra. Che abbiamo spaccato quello che dovevamo spaccare, però ormai li uccidiamo. Abbiamo devastato i velivoli Get e anche questo aiuta l'altra squadra. Ok, possiamo proseguire. Abbiamo la mappa per essere sicuri. No, non sono in blind, in niente. Senza sapere nulla è facile fare errori. Sì, senza sapere nulla è facile fare errori. Però se esplori bene tutta la zona, difficilmente non te ne accorgi. Però diciamo che qui aerea non si è concretizzata. È facile che Shadow ci sta dando una l'altra squadra soccomba. Dove sono? Che non vedo un cavolo. Ma dov'è sto cecchino Get? Perché non vedo? È lì.
Sono avanti e dietro i soldati Krogan. No. Ah, bravi che lo stavate ammazzando. Poverino, sempre a terra. No. Ok, qua li abbiamo ammazzati tutti. Qua fuori. La squadra Shadow deve essere vicina alla meta. Resistiamo, uomini. Resistiamo. Però guardando la mappa, qua tutta sta parte a destra. No, ancora oggetti di livello 10 ben pochi. Sono a livello... Che livello sono io? 26. Il massimo è 30 in questo tipo di... di conteggio di livelli. Lo state ammazzando da là sopra? Ma lo prendete? Ovviamente no. Ah, qua ce n'è un altro. E direi di sollevare. Vabbè, niente, questo era proprio un extra, 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 super extra, fantasti extra. Possiamo fare un bagno di bellezza qua. Niente di utile. Una cosa romantica, diciamo. La doccia. Sei overlivellato o ci sta? No. Diciamo che già praticamente ho raggiunto quasi il level cap. E ancora c'è un bel po' da... Cioè, la quest principale è in fase molto avanzata. Sta quasi finendo. La quest... Però se considerare le quest secondarie, sì, arriverò a un certo punto con level cap, sì. Perché con questo nuovo sistema Legendary non so se sia ben bilanciato per chi vuole fare una run completista. Devo vedere un po' questa cosa. Alessandra Silve, grazie. Dovremmo aver fatto quello che serviva finora per l'altra... Ancora no, ancora mancano cose da fare per l'altra squadra. Di qua è tutto chiuso. Abbiamo accesso ai sistemi di sicurezza della base. Dovrei riuscire a disattivare gli allarmi. Forse potrei persino attivare quelli sull'altro lato della struttura. Io toglierò di mezzo le guardie, ma non so se le squadre Salarian riusciranno a fare altrettanto. Allora, se io disattiviamo gli allarmi... E possiamo attivare dall'altra parte la struttura, così noi abbiamo meno get. Però questi significa che andranno tutti dall'altra squadra. Quindi no, li ammazziamo più noi, ma evitiamo che loro abbiano altri problemi. Disattiva gli allarmi, possiamo occuparci delle guardie presenti all'interno. Saremmo veramente cattivi, maledetti. Aiutiamo il povero Kira. Oh, qua è dura, Allora, dove sono? C'è scritto indottrinato. Qua c'è un distruttore e nessuno fa niente? Sono dei Salarian, però sono indottrinati. Poveracci, mi dispiace però. Mi dispiace tantissimo per gli indottrinati.
detto di aver perso degli uomini. Esatto. Ehi, un Juggernaut. Salve. Vabbè, no problem. Allora, qua mi pare che siano tutti morti. Fammi esaminare la mappa. Sì. Allora, dobbiamo andare di là, però fammi guardare di qua. Fammi tu guardare di là. Eh sì, io mi spavento perché normalmente a estremo il Juggernaut è un problema. Ho dei ricordi sfassati io, non so, delle mie prime run. Vabbè, andata così, salviamo. Oh, sono a metà del livello, parlavamo proprio fa dei livelli. Anche qua, nel senso, se mi colpisce penso che muoia a un colpo solo. Specializzazione Stasio sbloccato, ma che è? Ma uso questa Predator 9. Diminuisce un po' i danni, ma la protezione tecnobiotica è decisamente vantaggiosa. Oh, ma è maledetto. Eh sì, Sofia, non so se è aumentata la mia esperienza o semplicemente l'hanno facilitato, ecco. Secondo me è più facile la seconda. Ehi, c'è qualcuno là fuori? C'è qualcuno ancora sano di mente. Andiamo di raggiungerlo. Vabbè, questo no. No, mi dispiace troppo per questi indottrinati. Arretriamo leggermente, Williams. Non devono barricarsi. Attiriamoli allo scoperto. Ci sono degli indottrinati dentro, però questo ragiona. Sei un get. Non indossi una tenuta da laboratorio, per cui penso di poter essere felice di vederti. Tenente Ganto Ibnes del 3° Reggimento Infiltratori, catturato durante una ricognizione. Presumo che sia arrivata la flotta che distruggerà la base, vero? La trasmissione non era chiara, non arriverà alcuna flotta. Capisco. Dunque questa è la squadra di infiltrazione. Conosco il capitano, vorrà distruggere questa struttura. La mia squadra è stata cambiata, indottrinata. Sapeva delle camere gestazionali. Ma l'indottrinamento è un pericolo ancora più grande. E decisamente più terrificante. Ho visto brave persone ridotte a gusci vuoti senza mente. Non è rimasto nulla della loro personalità. Oh. Altri sono morti durante gli esperimenti. Sono stati più fortunati. Sai qualcosa degli esperimenti che stavano portando avanti? Studiavano l'indottrinamento, sintomi, progressi. Saren conduce esperimenti sulla sua stessa gente, ma non credo che se ne renda interamente conto. Non so molto altro. Ho soltanto visto cos'è successo agli altri. Sono diventati dei gusci vuoti. Io non voglio finire così. Ti prego, fammi uscire. Ogni tanto il volume del dialogo si abbassa, non capisco come mai. Vabbè, io lo farei uscire. Ora apro la cella, ma sappi che dopo dovrai cavartela da solo. Non devo guardare indietro e devo cercare di allontanarmi a sufficienza, eh? Già un passo avanti rispetto alle speranze che avevo prima del tuo arrivo. Grazie, umana, e buona fortuna. Ne avrai bisogno. Ok. Sono come delle scatole vuote. Non è così che si tratta un prigioniero. Lo si può uccidere, certo, ma non ridurlo così. Che faccio? Ovviamente sono tutti indottinati, mi attaccano se escono.
Li lasciamo lì dentro. Li facciamo uscire. Vediamo che succede. Apriamo le porte, che abbiano almeno la possibilità di sfuggire all'esplosione. Almeno potremmo porre fine alle loro sofferenze. Lasciamoli uscire, non ci faranno niente. Sì, comandante Shepard. Io sono... No, in realtà non ci attaccano perché sono indottrinati, ma non... ma lo capiscono che devono scappare. Ragazzi, scappate, povera miseria. Questo non gliene frega niente a nessuno. Va bene. Poverini. Super cute. È super triste questa cosa, però, eh. Qua ce ne sono altri. Sei impazzito? Che vuoi? Ti ho detto tutto quello che sapevo. Io... Chi sei tu? Sei dell'Alleanza, eh? Sapevo che qualcuno sarebbe arrivato. Hanno provato a spezzarmi, ma non ce l'hanno fatta. Li ho sconfitti. Calma. Voglio sapere da dove sei arrivato. Soldato semplice Menno Savot, del 3° reggimento infiltratori, signora. Catturato 6 giorni fa durante una ricognizione. Sono felice di vederla, signora. Questi bastardi non mi hanno fatto nemmeno una domanda. Solo mormorie e botte e tagli. Avrei detto qualsiasi cosa pur di uscire di qui e vendicarmi. Non è chiedere troppo sperare in un po' di vendetta, vero? Sarai in grado di aiutarmi o dovrò trascinarti fuori di peso? Potrei contare sul mio aiuto. Voglio solo uscire di qui per non sentire più quel mormorio incessante. Ormai sono giorni che non me ne libero. Qui c'è qualcosa che non va, Shepard. Mormorio incessante, sente questa voce nella testa. Lui è in realtà indottrinato. Se non lo liberiamo è praticamente morto. Dobbiamo fare qualcosa. Sì, lasciarmi qui sarebbe una brutta cosa. Questo posto è piccolo e il rumore non va mai via. Il mormorio è potente, sai. Devo uscire. Fatemi uscire. Vabbè, so già come va a finire, però facciamolo uscire. Liberiamolo. Potrebbe esserci utile. Sì, sì. Vedrai come sono bravo a eseguire gli ordini. Dovrei esserlo. Li sento di continuo. Perché continuano a ripeterli, visto che sono così semplici? Così dannatamente semplici! Ecco. E lo sapevo. E vabbè, secondo me dovevo rischiare, nel senso che metti che invece non era così indottrinato, sarebbe potuto salvare. Gestirli li ho potuti gestire serenamente. Non è un problema grave. Però, pur sapendo come va a finire, nella vita reale gli avrei dato una possibilità. Nella vita reale io non sarei stata qui, questo è ovvio, però vabbè, dico nella vita reale se fossi stata Shepard. Vediamo ste corazze. Ma niente di nada proprio. Non mi ricordo qua questa cosa della porta bloccata. Non mi ricordo perché quella porta sia bloccata. E la seconda entrata? Che vuol dire la seconda entrata? Alla manutenzione.
Vabbè, boh, salgo su. Uso l'ascensore. Non mi ricordo come si fa a superare quella porta. Ah, una entrata secondaria? Ok, va bene. Niente di che. Imbarazzante che ci stiamo guardando negli occhi. Ci sono sempre quei cosi. Pure gli scienziati, la scienziata Asari qua è... Che cosa sta succedendo qui? Dove sono le guardie? Dov'è Saren? No, sono sovraccaricata e non posso usare un cavolo. No, stai indietro. Questo è un progetto importante. Questa è la salvezza della mia specie. Non distruggerai il lavoro che stiamo creando. Dai, sono ancora sovraccaricata da 3 ore. Ah no, non è questo il mutante che vi interessa, è questo. Dottor Droyas. Ma dottor Droyas è un Krogan. Dottore! Maledetto. Di nuovo sovraccaricati, ma... Potte esplodere la granata in faccia al dottor Droyas. Va bene. Ammazzati tutti? Ok. Stazione medica, la decrittiamo. Turian e Krogan. Ma tanto sicuramente. Todo inutile. Come voleva si dimostrare. No, no. A fucili come siamo messi? Ma figuriamoci. Le mod vanno sistemate. Mi fate ridere. Ma che facciamo, va? Per 2 soldati get stupidi. Non sparare! Voglio soltanto andarmene da qui prima che sia troppo tardi. Non ti farò del male. Chi sei? Rana Thanatos, neurospecialista. Ma non sono intenzionata a morire per il mio lavoro. O peggio, credi che l'indottrinamento riguardi solo i prigionieri? Prima o poi, Saren... Vorrà dissezionare anche il mio cervello. Credevo che questa fosse una struttura di gestazione. No, stiamo studiando gli effetti della Sovereign sulle menti organiche. O almeno questo è quello che credevo. Saren ci ha tenuto all'oscuro di molti aspetti della cosa. Vuoi dire che l'hai aiutato senza saperne il perché? Non ero in grado di porre condizioni. Questo lavoro si è rivelato un po' più stabile di quanto mi aspettassi. Posso aiutarti, però. Questo ascensore dietro di me conduce al laboratorio privato di Saren. Posso farti entrare? Visto? Accesso totale. Tutti i file personali di Saren. Allora, posso andare? Che cosa studiate qui? Quella nave, la Sovereign, emette una specie di segnale.
Non è rilevabile, ma è presente. Io ne ho visto gli effetti. Saren lo usa per influenzare i suoi seguaci, per tenerli sotto controllo. Si chiama indottrinamento. L'esposizione diretta al segnale ti trasforma in uno schiavo senza cervello, come i Salarian sottoposti ai test. Inoltre si verificano dei danni collaterali. Che cosa intendi dire con danni collaterali? Il segnale della Sovereign è troppo potente. Se si resta vicino alla nave per troppo tempo, inizia a sentirlo. Una sorta di formicolio alla nuca. È come un bisbiglio che non riesci a sentire. Ti ritrovi a fare delle cose senza sapere il perché. Obbedisci e basta. Alla fine, smetti di pensare in modo autonomo. Succede a tutti nella struttura. Il primo soggetto dei miei test è stato il mio predecessore. E ora voglio solo andarmene, prima di subire il suo stesso destino. Cioè, già mi dà solo fastidio solo all'idea. Cioè, un formicolio alla nuca, un bisbiglio che non riesci a sentire. Cioè, è una cosa che già solo la descrizione mi dà un fastidio incredibile. Perché Saren conduce queste ricerche? Non è lui a controllare tutto? Il segnale proviene dalla nave. Ci costringe a obbedire a Saren, ma non credo che lui possa controllarlo. Non esattamente. Penso che abbia paura di esserne affetto anche lui. L'indottrinamento è un processo subdolo. Solitamente quando gli effetti si palesano è già troppo tardi per porvi rimedio. E a questo punto la domanda sorge spontanea. Ma allora, la Sovereign anche ha indottrinato Saren, o è Saren il cattivone assoluto che usa la Sovereign per indottrinare gli altri? Cioè, qua chi è il vero cattivone? Viene di pensarlo, no? Dimmi qualcosa di più di questo segnale. Ma la Sovereign è una nave. Segnale non è la parola più corretta. C'è una specie di campo energetico emanato dalla nave. Modifica i tracciati cerebrali. Con il passare del tempo, giorni, forse una settimana, indebolisce la tua volontà e diventi più facile da manipolare. Si tratta di una condizione degenerativa. C'è un equilibrio tra capacità di controllo e utilità. Minore è la libertà residua di un soggetto, minori sono le sue capacità. Comunque la resistenza all'indottrinamento dipende anche dalle capacità cognitive della persona, quindi dalla personalità della persona. Vero cattivo è Faidan, si può vedere. Allora la liberiamo. Vabbè, sì, la liberiamo, dai. Lei ha fatto le ricerche, però potrebbe essere innocente. Potrebbe essere indottrinata. Anche se non sembra affatto. Ma anche la matriarca Venezia non sembrava indottrinata. Liberiamola, dai. Farò saltare questo posto. Se vuoi avere salva la vita, ti conviene iniziare a correre. Che cosa? Non puoi! Non riuscirò mai a... Ti è piaciuto, comandante? Ti è piaciuto, comandante? Lei come ha urlato? Risata... Non era una risata, era... un... Non era una persona terrorizzata. Allora, ragazzi, io adesso sto per dirvi una cosa. Ci rimarrete malissimo. Vediamo se la capite. Sì, ragazzi. Lo devo dire. Tra l'altro questo è proprio un punto della storia pazzesco. Però devo farlo, ragazzi, devo farlo. Mi dispiace tantissimo. Purtroppo non posso, ma continuerò domani alle 22:30. Vogliatemi bene lo stesso, continuerò domani alle 22:30. Lo so che funziona così, però... Che vogliamo fare, ragazzi? Io continuerei, ma purtroppo non posso. Domani 22:30 facciamo una delle parti più importanti di tutto il gioco.
Va bene? Faccio un raidino, se lo so fare. Vi lascio a Pio3D e salutatemelo. E niente. Ci vediamo domani 21 con Control News, 22:30 Mass Effect. Buonanotte! Ma che buonanotte! Buongiorno! Stasera Raiden, forse. Ciao ragazzi! Buonanotte.